Anticipazioni dei Dreamer. Mercoledì 17 marzo 2021. Puntata pomeridiana. Inconsapevole di tutto, l'investigatore privato indaga per scoprire chi sia la donna con cui stava Egitte. Quest'ultimo intanto va a casa di Sanem per portarla a un appuntamento di lavoro. In questo frangente ascolta una conversazione tra Jean e suo padre, in cui il fotografo parla della sua barca e della decisione presa. Egitte così pensa stia per partire e ripete la sua proposta a Sanem, che rifiuta ancora. Sanem è preoccupata per la situazione e chiede a Egitte di allontanarsi e poi ribadisce di amare ancora Jean. Egitte allora le dice che non ha senso che lei ami ancora Jean perché lui vuole partire. Sanem si precipita da Jean, sale sulla barca e lui le dice che senza di lei non vuole andare da nessuna parte. Così fa partire la barca improvvisamente, con Sanem a bordo. Sanem urla e cerca di chiedere aiuto, ma poi si rilassa felice del tempo che passerà con Jean. Mercoledì 17 marzo 2021. Puntata in prima serata. Sanem e Jean hanno l'occasione di parlare e di confrontarsi. L'Aidin gli chiede addirittura scusa per averlo limitato in passato, nonostante sapesse che lui amava la libertà e anche consapevole che lui non ha bruciato il diario. Anche Jean si scusa. In azienda intanto le cose vanno molto male perché dovevano essere pronte 20 creme di Sanem, ma ovviamente non lo sono. Per distrarre i dipendenti dell'agenzia, Egitte invita il signor Semal, un commerciante, a denunciarli tutti perché, secondo lui, stanno copiando le sue creme. Semal manda la polizia a casa dei dipendenti ed effettivamente li trova mentre producono creme. Vengono tutti arrestati, ma per fortuna poco tempo dopo scagionati grazie all'intervento di Burut. Jean e Sanem concludono il viaggio e Egitte incontra un uomo a cui vende la sua barca. L'Aidin è felicissima perché capisce che Jean non ha nessuna intenzione di partire.